Centinaia di persone a salutarlo per l'ultima volta, le sue amate rose multicolori e Marco Cavallo, simbolo della rivoluzione di Basaglia, di cui fu tra i più stretti collaboratori. È stata una cerimonia raccolta e toccante il funerale di Franco Rotelli, lo psichiatra a lungo direttore dell'ex OPP dei servizi per la salute mentale e dell'azienda sanitaria triestina, morto giovedì a 80 anni dopo una malattia. Raccolta nonostante le tantissime persone che vi hanno preso parte, non solo all'interno della chiesa del Buon Pastore, nel giardino di San Giovanni, ma anche all'esterno, da dove era possibile seguire le esequie grazie agli altoparlanti. Toccante anche perché celebrata dal fratello di Franco Rotelli, Gian Giacomo, padre gesuita a Roma, che nel suo discorso ha invitato tutti i presenti a raccogliere la sua eredità. Lo dobbiamo a noi stessi, ha detto. Mi sono trovato a pregare davanti al corpo di Franco, a tutte le oppressioni da cui ha liberato tanta gente, perché si parla di qualcuno dal cui cuore zampì la vita. Ecco, in questi giorni, ascoltando molti di voi raccontare della propria relazione con Franco, ho capito che lì avevano attinto vita. Attorno al feretro i familiari, a partire dai tre figli, gli amici, i colleghi di 50 anni di battaglia a difesa dei fragili, operatori della sanità, del sociale e tante persone che hanno voluto lasciare messaggi d'affetto e gratitudine sul libro dei ricordi fuori dalla chiesetta. E poi tanti esponenti della politica, locale e nazionale, per lo più dell'area del centro-sinistra. Al termine del funerale, per volontà dello stesso Franco Rotelli, il corpo sarà cremato e nei giorni successivi avverrà il trasferimento nella cappella di famiglia al cimitero monumentale di Casal Maggiore, paese d'origine del celebre psichiatra.